benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti! Oggi mi vedete così in un'ambientazione un po' diversa e con un ospite particolare, perché mi vedete con Sleepy, a spasso con Sleepy, perché ci troviamo qui al Pigneto dove ci stanno delle bancarelle, delle cose. Ciao, saluta Sleepy, saluta! Ecco, infatti vi sta salutando, vedete? E ci troviamo qui al Pigneto perché oltre a fare un giretto così in giro col mio gatto Sleepy, e vi faccio vedere anche come così un po' in giro, un video vlog. Ma prima di partire ragazzi, ricordatevi ovviamente di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare sempre. Quindi dai, che oggi c'è sta pure l'ospite particolare, l'ospite speciale Sleepy, sperando che rimane fermo così sulla spalla. Sleepy, mettete bene Sleepy. Quindi ragazzi, ci stiamo a fare un giro al Pigneto, stiamo con lui, con Sleepy. Questo è uno dei giorni che lo sto addestrando a stare un po' in giro. Quindi stiamo qui al Pigneto e vediamo un po' di gente che ci sta in giro. Yeah, Sleepy, metti qua, vai, scendi qua. Sopra alla panchina di legno, fate gli artigli Sleepy, fate gli artigli. E niente raga, qua stiamo in giro, c'è un po' paura dei cani che stanno qua in giro, cioè, però se cammino sta fermo, quindi andiamo un po' in giro a vedere i ristoranti qualche parte. Bello che sta qua così, poi lo sto addestrando. Quanti anni c'hai Sleepy? Ma che anni c'hai? C'ha otto mesi Sleepy, che sta così a guardare. Sleepy, ti piace le bancarelle? Qui stiamo al Pigneto raga, oggi è domenica, stiamo al Pigneto, stiamo a fare un giretto così, una passeggiatina fra le bancarelle, capire, perché oggi ci stanno un po' di artigianato, gente che vende roba, e Sleepy sta avendo un grande successo tra la gente che guarda così strano, perché non è molto normale vedere un gatto sulle spalle, però te devi stare fermo qua, tu a camminare te devi stare fermo, no, se cammino se sta fermo, come me fermo vuole scendere così a graffiare un po' in giro, sta buono così, eh? Sei buono sì? Saluta agli iscritti, diglielo pure tu, iscrivetevi al canale raga. Quindi ragazzi, dicevo, sto al Pigneto, ora siamo usciti dalle zone di bancarelle, però i locali sono ancora chiusi, si animeranno un po' verso le 8 più o meno, 8 e mezza, 9, si animeranno, famo il retrofront, raga, andiamo a vedere un po' le bancarelle che stanno qui al Pigneto. Quindi ragazzi, io voglio far conoscere Sleepy, che lo sto addestrando a stare così, sulla spalla, stare così un po' così fermo sulla spalla, diciamo non è la prima volta che esce, infatti sta già un po' più, come lo potete vedere, sta già un po' più che si muove, sta un più arzillo diciamo, perché le altre volte stava immobile, proprio immobile sulla spalla, e ora invece se vuole un po' scende, se mette così, perché sta più a confidenza con l'esterno. Se sta la macchina mo c'è ficca sotto, a tutte e due c'è ficca sotto. Mio orellone! Allora, quindi sta guardando. La fa passeggiata. Riceve molto successo Sleepy in giro per Roma, diciamo. Asli, sta fermo, non fa il pazzo Sleepy, state fermo, state buono. Sto ancora addestrando a stare un po' in giro, diciamo, però diciamo che se sta sulla spalla. Ragazzi, dicevo, qua sta al Pigneto, cercasi bartender Sleepy, vuoi andare a far bartender Sleepy, che dici? Se metti così mezza gente a piedi coccole, Sleepy, che dici?
Sì. Come si chiama? Sleepy. Ciao Sleepy. E tu vai così in giro con papà? Lo sto addestrando ancora. Bravissimo. Io conoscevo un signore che andava in giro col suo cane. Io ne ho tre, siamo tutti a Ah, vedi. Qua. 3, 5, 7. Ciao. E quindi, da quando è iniziata questa storia? Ah, qualche mese, ciao Dio. Ma quando... lo porti in giro col guinzaglio? Da quando c'ha 4 mesi, più o meno. Siamo? Ma c'ha 8 mesi, c'ha. Però, infatti, un po' più arzillo. Ma ce l'ho a casa, lo devo portare in giro. Bravo. Così si abitua. Io sono Rita, tu? Rudy, piacere. E ciao, finalmente. C'è un gatto che va in giro come i cani. Gatto cane. Occhio che là ci sono altre brande. Buona mattina. Ciao, grazie. Asli, stia a fa successo, Sli? Diciamo che Sli riceve parecchio successo quando sta sulla spalla. Il gatto pappagallo. Bene. Sli? Domanda. Domanda. Lo sto addestrando a stare un po' in giro. Guarda, ma sei Emanuele. Anzi, riceve successo, Sli? Diciamo, ragazzi, qua stiamo a... Ma stiamo al Pigneto, che ci stanno alcune bancarelle che vendono un po' di roba, e so fa un po' di cose anche a lui, a Sleepy, la una passeggiata. E io ho preso pure la il cappottino non tanto riesce a sopportarlo, il cappottino cade un po' come al salame, però preferisce stare senza cappottino. Un gatto, effettivamente. Un gatto pappagallo. E niente, sta fermo così, sta fermo. Stiamo al Pigneto, sta un po' di roba. Un po' di gente che vende delle bancarelle. Ogni tanto Sleepy si affaccia. Ah, Sleepy, ti ha messo di culo? Ti ha messo di culo Sleepy? E si fa vedere. Quindi, ragazzi, qua sono finite le bancarelle, che siamo arrivati sulla Prenestina. Famo un retro front, famo. Oggi un video un po' così, un po' free, diciamo, senza troppo impegno. Senza troppo impegno, lì, però maestro, se ti fa vedere, fatti vedere, no, bravo, fatti vedere. Bravo, vedi. E niente, ragazzi, Sleepy c'ha la storia di Sleepy, che mi è venuto lui. Davanti casa, era ancora un cucciolo, aveva tipo un paio di mesi. Aveva un paio di mesi, raga. E stava proprio secco, secco, secco. Quindi ovviamente, che facevo? Lasciavo là così. L'ho piato e l'ho accudito. E mi è diventato... Pesa quasi 5 kg, raga. Pesa un botto, quasi 5 kg. No, Tride, sta fermo così. Oh. E niente, quindi pesa quasi 5 kg. E quindi lo sto addestrando un po' ad andare in giro, così magari quando sarà un po' più addestrato me lo potrò portare anche le fiere cosplay tipo Lucca. Promix non lo so, però Lucca, se è ben addestrato, ho intenzione di portarlo, se sarà ancora bravo, se sarà bravo a stare fermo. E niente, ragazzi, quindi oggi video un po' così più tranquillo. Quindi Sleepy ad ora c'ha 8 mesi. E vuole scendere, ecco. A posto, sì. Mo porto così, come arcane, mo porto. Dove andà, sì? Dove andà? Vabbè, ragazzi, noi invece ci vediamo al prossimo video di lunedì con la reaction di cucine da incubo. Noi invece ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale, vo dice pure Sleepy, vo dice. Dai, Shigaro, Shagari!